Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Piscitelli, per chi non lo sapesse sono stato delegato di Forza Italia per circa un mese, dal 3 marzo al 4 aprile. Il partito, avendo notizie che io diciamo fossi già capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, ha ritenuto opportuno forse darmi questa delega per cercare di ricompattare e di ricucire il partito in vista delle prossime elezioni amministrative che purtroppo ci vedono protagonisti dopo circa un anno per la scomparsa prematura del nostro sindaco Ferdinando Lucca. In questo mese ho avuto contatti con più persone, con più amici, ho dovuto ovviamente avere dei riferimenti nei consiglieri comunali che poi il 31 marzo come me hanno aderito iscrivendosi al partito in qualità di eletti, cosa che ci veniva richiesta dalla segreteria nazionale di Forza Italia, e quindi siamo giunti ad avere quali consiglieri comunali iscritti al movimento politico Forza Italia circa 15-16 elementi. Dico circa anche perché non ho avuto possibilità di riscontrare la effettiva iscrizione, non dovendo essere io un carabiniere o qualcuno che controllasse i documenti, ma tale iscrizione è stata valutata a parola. Quindi un folto gruppo di consiglieri comunali che si sono vestiti della nuova avventura di Forza Italia in procinto di quelle che dovevano e sono le elezioni del 25 maggio. Il mio è un compito molto difficile. Quando l'ho accettato sapevo bene a cosa andavo incontro, ma per passione, per il bene della mia città, ho voluto vivere da protagonista questo mese, sapendo bene che avrei avuto tante difficoltà e avrei dovuto sopportare parecchie delusioni. Alla fine ho capito bene che ci accingevamo come Forza Italia per una serie di contraddizioni interne, per una serie di supposizioni, di obblighi, di paletti, ci accingevamo, dicevo, a non poter avere la possibilità di fare una coalizione forte che potesse vincere le elezioni prossime. Quindi dopo una serie di incontri che ho avuto con i consiglieri comunali, incontri e scontri, ma voglio dire sempre nell'ambito della dialettica politica, e anche con coloro i quali si sentivano esclusi, gli ex consiglieri comunali, simpatizzanti, iscritti al partito da anni, forse molto più di me, perché io sono uno degli ultimi arrivati, e questa cosa dell'ultimo arrivato io l'ho valutata in più occasioni, e soprattutto mi sono dovuto scontrare in più occasioni con la stragrande maggioranza degli iscritti a Forza Italia come consiglieri comunali, che purtroppo venivano diversamente da me dall'esperienza amministrativa. Ricordo ai più che, essendo stato eletto nel PDL che si opponeva all'amministrazione a Locca di Sarno, io ho ritenuto opportuno e ho sempre ribadito con forza la mia parte di opposizione, e quindi ho, anche nell'ultimo consiglio comunale, ribadito che Forza Italia, fin quando ero io il capogruppo e non venisse messa in discussione tale figura, restava all'opposizione. Questa figura, questo ruolo che mi hanno fatto pesare gli altri consiglieri comunali di Forza Italia, che in più occasioni hanno ritenuto manifestare e ricordarmi apertamente questa mia, tra virgolette, diversità rispetto al loro percorso amministrativo. Nel momento in cui mi sono accorto che era difficile, e ho manifestato questa cosa, e sono stati alcuni articoli di giornalisti, di amici, anche via web e con la stampa cartacea, ho manifestato questa cosa al partito, e alla fine devo purtroppo dire, perché è una sconfitta anche personale, senza ombra di dubbio, che avevo ragione quando ci siamo chiusi all'interno di Forza Italia, ci siamo combattati come consiglieri comunali. Io ho detto sempre eravamo uniti, eravamo insieme ma non uniti,
E alla fine ci è dimostrato tutto ciò, cioè ci siamo ristretti in una stanza, volevamo decidere solo noi, senza il contributo di altri partiti, senza il contributo degli altri amici che non erano consiglieri comunali, e alla fine siamo rimasti da soli. Questa cosa però io l'ho sempre combattuta, sono stato sempre uno dei pochi all'interno delle riunioni ad avere un momento di riflessione, un momento di opposizione a quello che era la maggioranza di consiglieri di maggioranza, scusate la doppia, il doppio, la doppia, per cui ovviamente alla fine ho rimandato al mittente, ho depositato, ho ridato la delega al senatore Lisiani, dicendoci che le possibilità di fare una coalizione, secondo il mio modesto parere, non c'erano, e quindi a loro il mandato poi di con un po' di più di autorevolezza cercare di ricompattare questa coalizione che ad oggi purtroppo devo dire, e sarebbe facile dire avevo ragione io, in effetti non si è concretizzata. Restiamo dispiaciuti, restiamo in attesa che il partito ci faccia sapere come stanno le cose, restiamo in attesa e rimaniamo consapevoli delle nostre idee che ci hanno visto protagonisti fino ad ora, ribadendo un concetto fondamentale: il paese è dei paesani. Chiunque voglia intromettersi in questa vicenda politica sa bene che troverà delle porte aperte, perché poi sicuramente ci saranno porte aperte rispetto a una vicenda che va a concludersi, ahimè, se non rispecchiando quelle che sono le condizioni politiche che vedono protagonisti una coalizione e non dei soggetti singoli, e che vedranno ovviamente un risultato, secondo il mio modesto parere, non prevedibile, non previsto, e chiunque sarà protagonista di questo risultato ovviamente si prenderà le opportune responsabilità, cosa che poi dovrà elencare, dovrà dire sia all'interno del partito sia giustificarsi con i cittadini. Il nostro è un impegno di passione, di volontà, facciamo politica perché probabilmente vogliamo che un domani i nostri figli non ci incolpino di essere rimasti alla finestra, come io molte volte ho detto a mio padre, ai miei genitori, accusandoli di vivere in una situazione che anche loro con la loro inerzia hanno fatto sì che si arrivasse a tanto. A mio figlio vorrò dire un domani di essermi impegnato, di essere sceso in prima persona, di averci messo la faccia, di non essere riuscito in un qualcosa, ma alla fine penso che l'impegno pagherà, e potrò dire a mio figlio di essere stato uno che è sceso in prima persona, si è imposto quando c'era il dovere e l'opportunità di farlo, e che quindi restituirà ai nostri figli, al futuro della nostra città, il vigore, quello che il benessere, la volontà di avere una città diversa e ricca, e che rappresenti un punto di riferimento per le forze giovani che non hanno necessità di andare altrove ma di vivere bene nella nostra amata città. Restiamo a disposizione della nostra città, dei nostri concittadini, e nel momento in cui chiederemo nuovamente il consenso, siamo sicuri di essere stati coerenti e conseguenziali rispetto alle nostre idee, rispetto alle idee che rappresentiamo per i cittadini. Vi saluto e auguro alla mia città un momento di riflessione degno della politica con la P maiuscola e non di interessi personali e personalistici. Auguri a tutti, buona vita.